L'elefante di Isidoro e di Siviglia. Tra i romani più antichi, l'elefante si chiamava Bue Lucano. Bue perché quelli non avevano mai visto una bestia più grossa che un bue. E ci si confusero pure, pigliando per corna le zanne. Lucano, inoltre, perché proprio in Lucania il re invadente Pirro di Balcania attaccò con elefanti quei più antichi e ignoranti romani. Infatti l'elefante è utilissimo alla guerra, meglio dei balcanesi e dei cartaginesi, i persiani e gli indiani vi fissano sopra delle torri di legno e giù da queste scagliano zagaglie come fossero dall'alto di muraglie. Appunto dei persiani raggiunsero la Grecia con gli elefanti del re invadente Dario. A Maratona i greci non li presero per buoi, ma per l'enorme mole gli sembravano montagne. Così dalla montagna, che in greco fa lophos, venne il nome di Elephas, passato ad Elephantus nel classico latino, da cui si arriva al modernissimo elefante, che ad ogni modo resta sempre quello del più antico modello. Ci è ignoto il suo nome in persiano. Ne risulta un elefante dall'intera Bibbia, nonostante le molteplici invasioni d'Oriente ed Occidente inflitte dal Creatore per l'impietà giudaica. Mentre gli indiani, che ne ebbero purtroppi a casa loro, per il nome non badarono all'enorme volume corporeo, ma l'enorme volume sonoro di quell'orribile verso. E perciò lo chiamarono Barro. Logicamente il verso dell'elefante indiano, Barro, fu poi chiamato in latino Bar Itus, cioè Itus andato fuori dal barro. Parimenti, dal corpo del barro ne vanno fuori le sue pregiate zanne, ex barro ebur, che noi diremmo eburne, o più volgarmente di avorio, per la promiscuità tra d e v, che risentiamo pure qui in Siviglia, trasformando il latino biglietus de autobus in vilete d'autobus. Lo spropositato naso dell'elefante è chiamato proboscide, proprio perché con questa egli porta il suo pasto alla bocca, pabulum pro os. La proboscide è simile a un serpente difeso da uno steccato d'avorio. Gli elefanti hanno un'enorme intelligenza e sono anche di memoria proverbiale. Gli elefanti si spostano in branchi. Quando due branchi diversi si incrociano, si salutano a barriti per decidere chi passa in precedenza, senza arrivare a scontri devastanti. Quegli assurdi pagani dell'India stanno in adorazione di idolo topo e di idolo elefante, messi l'uno accanto all'altro, sopra lo stesso altare. Ma in realtà l'elefante, pur essendo gigantesco, è terrorizzato dal più piccolo topo e ispeziona sempre, tra l'erba che si bruca, che non ci si nasconda qualche topolino. Questo, infatti, può infiltrarsi inavvertito
dentro la proboscide e salirvi su su fino al cervello, del quale è molto ghiotto. E per poco che ne roda, provocherà la morte del povero elefante. Gli elefanti si accoppiano da tergo, cioè di spalle, come le farfalle, poiché i loro corpi enormi non potrebbero congiungersi altrimenti. In compenso, però, durante il coito, gli elefanti protendono le loro proboscidi, finché combacino teneramente. Quando l'elefantessa partorisce, depone il suo neonato in riva a un fiume, o meglio ancora, su un'isola fluviale. Lo fa per paura dei draghi, che mai non s'accosta dall'acqua, perché sono di natura elementale assai fuocosi. Al contrario, l'elefante, di natura elementale, è assai acquoso, perciò drago ed elefante sono acerrimi nemici. Avete già ben visto nel mio De Serpentibus, come drago possa uccidere anche l'elefante adulto, gli si avviluppa intorno fino a soffocarlo, per divorarlo tutto, tranne che le zanne. Non occorra rammentarvi che il drago è la più grande fra tutte le creature della terra. Dunque, logicamente, anche più dell'elefante divorato. La gravidanza dell'elefantessa dura per ben 2 anni. In tutta la sua vita essa non partorisce più che un solo elefantino. E sono tutti figli unici, tranne i rarissimi parti gemellari, da cui nascono soltanto elefantini bianchi, anziché grigi, e che perciò soltanto saranno poi ridotti ai margini del branco a giocarsela tra loro. Salvi da topi, avoriatori e draghi, tutti quanti gli elefanti campano bene fino a 300 anni, perché non v'è altra belva che osi di attaccarli, né morso velenoso d'un serpente calpestato che arrivi a scalfirne la pelle coriacea. Infatti, dalle zampe d'elefante, l'avoriatore indiano ricava dei barili resistenti ma leggeri. Invece, dalle orecchie si fa dei gran ventagli e delle code delle robuste fruste. Per non riempire il mondo d'elefanti, la sapienza del creatore fece sì che nei 3 secoli di vita gli avvenisse un solo parto. Ma la benevolenza del Creatore gli concesse di accoppiarsi anche più spesso e ben a lungo, infondendogli però qualche pudore, per cui essi non si uniscono già mai prima di buio e sempre si distaccano sul far del giorno. Formano coppie stabili e di assoluta fedeltà. Quando il compagno muore, il vedovo o la vedova s'allontana dal suo branco in sconsolata solitudine, forse anche secolare. Dapprima si trovavano 2 razze differenti di elefante, dell'Africa e dell'India. Ora invece se ne trovano soltanto degli indiani. Ed è un vero peccato, perché l'avorio d'India è meno adatto agli intagli e alle sculture ed è meno risonante alle tastiere musicali. Alla prossima, la tigre. Dagli studi agli stalletti del teatro alle Scale di Porchiano vi abbiamo trasmesso L'elefante di Isidoro, liberamente tratto e contraffatto da Etimologie di Isidoro di Siviglia, del secolo VII, libro XII,
De animalibus, capitolo secondo, De bestiis, versetti 14 a 16. Prossimamente, forse, su questo canale trasmetteremo nuove meraviglie dal fantastico bestiario di Isidoro di Siviglia. E se questa vi è piaciuta, diffondetela. Grazie.